Il mio spazio personale, terza ed ultima parte. Oggi vogliamo approfondire altre sezioni dello spazio personale dell'Opac Bibliomarche Sud. Effettuiamo l'accesso con il codice utente e la password. E le sezioni che esamineremo oggi sono liste, ricerche, suggerimenti d'acquisto. Allora, nella sezione liste sono elencati i file di liste di lettura personalizzate. È possibile visualizzarne i relativi contenuti, modificarli, stamparli e condividerli per email e sui social network. E inoltre si può usufruire della creazione di un permalink. In questo caso il nostro utente ha una lista chiamata Volumi di Vitali in cui ha selezionato 5 libri di questo autore italiano per i più svariati motivi: o sono i libri che gli mancano da leggere di questo autore, o sono quelli che gli sono piaciuti di più e intende quindi consigliare a qualche amico. Per cui, una volta, diciamo, creata questa lista, può, averne il permalink da selezionare col mouse, cliccare col pulsante destro e selezionare copia, e questo possiamo condividerlo, in qualsiasi pagina, internet. Oppure possiamo, modificare, cancellare la lista, stamparla, inviarla per email, o condividerla con i nostri amici su Facebook. Ora, come andiamo a creare una lista? Possiamo fare una ricerca con i volumi di Platone, il filosofo, che vogliamo cominciare a leggere. Allora, naturalmente vi rinvio al tutorial dedicato alla ricerca da catalogo. Qui procedo un po' più speditamente, quindi seleziono, diciamo, i testo a stampa, quindi le monografie, anche l'autore principale, si intende Platone, e seleziono anche la mia biblioteca di appartenenza, quindi San Benedetto del Tronto, e ordino i volumi in lingua italiana per anno, quindi dal più recente a quello pubblicato in anni passati. E decido di creare una lista con i libri del filosofo che vorrei cominciare a leggere. Quindi posso cliccare qui sulle mie liste, mi proporrà la lista che io ho già creato nel mio spazio personale che riguardava i libri di Vitali, ma io a questo punto andrò a cliccare inserisci il documento in una nuova lista perché si tratta di un altro elenco a cui do il numero di Platone e in descrizione posso metterci opere da leggere. Posso scegliere che la visibilità di questa lista sia privata, quindi vi accedo unicamente io dal mio spazio personale, oppure pubblica. Significa che una volta avuta l'approvazione da parte dello staff tecnico, le liste saranno visualizzabili da OPAC, quindi a beneficio di altri lettori. Seleziono visibilità privata, conferma e qui mi ha creato, ecco, la lista, diciamo contenitore, dove poi posso andare ad inserire tutti i volumi che desidero leggere. Posso metterci anche il gradilo e basta a questo punto non fare di nuovo tutto il percorso, le mie liste, eccetera, ma semplicemente premere qui sul pulsante per far sì che questo libro sia incluso nella lista già creata. Posso scegliere anche questo perché vorrei leggere l'Apologia di Socrate, i dialoghi, il simposio, Menone e così via. Posso aggiungerci anche altri andando a scorrere nelle altre pagine.
e Teto o sulla scienza. Ok, per ora a posto così, possiamo adesso verificare che sul mio spazio sia stata creata questa lista. Eccola qua. Opere da leggere e qui ho tutto l'elenco che, ripeto, posso decidere di condividere, inviare via mail, perché magari desidero leggere questi libri e desidero che la biblioteca me li prenoti, mi cominci a metterli intanto da parte per quando passerò a ritirarli al prestito. Oppure posso stamparmela perché ne ho bisogno, cancellarla definitivamente o modificarla così aggiungendo o togliendo dei volumi in essa presenti. Allora, un'altra possibilità che ho dal mio spazio personale è quello di effettuare delle ricerche. E, allora, qui per esempio ce n'è già una salvata, però andiamo a vedere come posso salvare delle ricerche e a che pro. Potrei voler fare una ricerca di tutti i volumi presenti in biblioteca di Stephen King, perché è un autore che mi piace e che mi hanno consigliato, e quindi vorrei vedere quello che c'è presso la Biblioteca di San Benedetto in formato cartaceo, e anzi lo vorrei leggere direttamente in lingua originale, quindi cerco quelli in inglese, cerco i testi di Stephen King in inglese. A questo punto io ho fatto una ricerca abbastanza elaborata o comunque mirata. E se volessi salvare questa ricerca per non doverla rieffettuare da capo in un secondo momento, posso semplicemente cliccare su questo segno, su questo pulsante più, per salvarla. Posso anche condividerla su Facebook, condividerla su Twitter, inviarmela via mail o inviarla ad un'altra persona via mail. Può essere utile, magari se sto assistendo qualcuno con delle letture specifiche, con delle ricerche particolari, oppure ricevere qui anche delle novità relative a questa ricerca. Quindi qui lasciando sottoscrivendo il feed, potrò avere degli aggiornamenti in merito a questa ricerca che io ho fatto su questo autore. Tornando indietro, posso andare a controllare sul mio spazio personale se la ricerca è stata salvata. Eccola qui, è questa, Stephen King inglese, comunque si vede insomma i vari parametri che sono stati inseriti. Se io clicco sopra, mi riporta direttamente alla ricerca senza dover di nuovo digitare o filtrare tutte le operazioni che avevo fatto in precedenza. E poi diciamo che può essere utile dal mio spazio personale anche fare dei suggerimenti d'acquisto alla mia biblioteca. Allora, Jacover ha già inserito questa richiesta per questo volume di Stanislav Lem e magari vuole suggerire un nuovo acquisto, visto che sembra essere un appassionato di Stephen King. Vuole l'ultimo, che sa già che la biblioteca non ha, Se scorre il sangue, autore. E tutti questi altri dati, diciamo, sono facoltativi, comunque posso mettere l'anno di pubblicazione. E titoli obbligatori sono il campo obbligatorio è soltanto quello del titolo. Inserisco il mio suggerimento, mi dice che è stato fatto correttamente. E quindi ci sono questi due suggerimenti che ovviamente verranno acquisiti dai bibliotecari, vagliati, valutati ed eventualmente procederanno al relativo acquisto. E in ultima analisi, per concludere, diciamo, lo spazio dedicato all'accesso a questi servizi personali, l'ultima cosa che ci resta da visionare è la possibilità di scrivere dei commenti. Scusate, dei tag. Posso anche inserire dei tag. Adesso prendiamo questo qui che è un libro su Stephen King. Quindi posso voler inserire
un tag, cioè una chiave di ricerca che identifichi in altro modo quel documento a beneficio degli altri lettori, degli altri utenti. Allora, qui per esempio me ne dà uno consigliato, che è quello che probabilmente avrei messo anch'io, e poi potrei scegliere, vanno separati dalle virgole, e potrei metterci horror come genere, diciamo, principale di questo autore. Confermo. I tag sul documento sono stati aggiornati e si ricorda che saranno visibili solo a partire da domani, questo perché diciamo, il sistema aggiorna i dati durante la notte, quindi già dal giorno dopo potrà essere visibile quel nuovo tag e comunque chi cercherà horror dalla stringa di ricerca troverà anche quel libro che è stato contrassegnato con quella parola chiave. E direi che per il mio spazio personale abbiamo concluso, diciamo, le varie sezioni presenti e vi invitiamo, diciamo, per qualsiasi richiesta o chiarimento a contattare direttamente la biblioteca attraverso tutti i nostri canali, telefoni, cellulare, WhatsApp, Facebook, mail e quant'altro, e a provare, diciamo, a effettuare queste ricerche e a usufruire il più possibile di tutte queste opportunità offerte. Grazie, alla prossima!